Salve a tutti. Con questa lezione l'Accademia di Brera inaugura una serie di sperimentazioni sull'uso della realtà virtuale per la didattica online. In questo momento in cui le relazioni personali, dirette, fisiche, sono limitate dall'emergenza coronavirus, si espandono le relazioni virtuali, si espandono le relazioni digitali, mentre si svuotano le piazze reali, si riempiono quelle virtuali. È chiaro che è un processo abbastanza rivoluzionario per l'Italia. Ad esempio, lo sviluppo della didattica online non era così, diciamo, praticato prima di questa emergenza, che può essere sfruttato per, in qualche modo, fare innovazione, per sviluppare nuove forme di comunicazione, di interazione, di collaborazione più sostenibili e più efficaci. Per fare un ulteriore passo verso la rivoluzione digitale che può rendere più efficiente il nostro paese e anche internazionalizzare di più. Usare la rete, quindi, in modo innovativo, in modo anche coinvolgente, in modo immersivo, è certamente una delle sfide che ci affronteremo nelle prossime lezioni con una serie di corsi in cui i docenti e gli studenti entreranno in mondi virtuali e insieme svilupperanno delle esperienze culturali di nuova concezione. Come funziona la lezione in realtà virtuale? Mentre seguite sul PC la sequenza che vi ho mandato, dovete in qualche modo utilizzare lo smartphone per entrare nelle parti interattive. In questo caso abbiamo praticamente delle slide che si susseguono e dei tasti arancio con scritto esperienza virtuale. Selezionando i tasti, noi potremo passare dalla lezione frontale alla esperienza immersiva. Apriamo internet ed entriamo in un ambiente virtuale che possiamo vedere normalmente su uno smartphone. Se siamo dotati di un visore cardboard, quindi di un visore per la realtà virtuale, ok, possiamo selezionare un piccolo bottone che ci permette di dividere lo schermo. Vedete? A questo punto lo schermo è diviso in due e possiamo cominciare la nostra esperienza in realtà virtuale. Allora, utilizzando il visore di realtà virtuale, potremo quindi entrare in un mondo virtuale e muoversi semplicemente inquadrando le frecce o i punti interattivi. La realtà virtuale è figlia della pittura, della scultura, dell'architettura. È una disciplina che trova le sue radici nel pensiero antico, in particolare in un pensiero non così conosciuto all'interno della retorica, che è la cosiddetta disciplina dei palazzi della memoria. Cicerone sosteneva che per sviluppare un racconto o un'argomentazione, si dovesse costruire dei palazzi nella memoria che ci aiutassero a organizzare la conoscenza. Nel suo caso, per esempio, organizzare un discorso nel percorso dalla sua casa fino al Foro Romano. In questi palazzi doveva essere loci e imagines, luoghi, ambienti e imagines. Agentes imagines, immagini che colpiscono, immagini vive, immagini che in qualche modo colpiscono la memoria, diventano delle armi mnemotecniche. Questa è la disciplina raccontata da Cicerone e possiamo dire che assume oggi una straordinaria attualità all'interno dei palazzi virtuali della memoria. I palazzi della memoria, in un certo senso, sono gli antenati dei musei, o meglio ancora delle Wunderkammer che hanno preceduto i musei, delle camere delle meraviglie in cui le collezioni di opere d'arte, di oggetti preziosi, antichi, rari, diventavano in qualche modo degli ambienti in cui il sapere diventava uno spettacolo. Questa metafora della Wunderkammer in qualche modo può essere estremamente interessante per organizzare visite virtuali all'interno di luoghi di interesse culturale.
Allora, ragazzi, a questo punto mettiamo in gioco la parte interattiva della lezione e entriamo tutti assieme in questa Camera delle Meraviglie. Siamo di fronte a un palazzo, in realtà una casa museo, in cui è raccolta una collezione di libri, un fondo antico. E la realtà virtuale ha aiutato a rendere accessibile questo fondo antico, non facilmente consultabile per una serie di ragioni, in qualche modo rendendolo proprio una camera delle meraviglie, in cui i libri sono esposti, ma insieme ai libri in qualche modo ci sono delle presenze, delle figure umane, dei luoghi, dei contesti, degli oggetti che ci aiutano a ricomporre il mondo che questi libri racchiudono. Adesso entriamo in questa dimensione. Ecco, e ci troviamo di fronte al fondatore di questo fondo, Manfranchi. E adesso possiamo entrare all'interno della villa. E i ragazzi possono entrare utilizzando questo visore, un cardboard, un visore di realtà virtuale che permette di muoversi insieme a me all'interno di questa sala. Quindi procediamo a questo punto, ragazzi, all'interno della casa e andiamo a trovare la nostra collezione. Ecco qui, vediamo il fondatore, percorriamo le stanze di questa villa finché arriviamo nella parte nobile in cui troviamo esposte le opere. In questo caso una mostra dedicata a Dante. Qui vediamo come, al di là dell'informazione di carattere diciamo classico, con le riproduzioni e i testi informativi sui libri, possiamo avere altri tipi di esperienza. E i diavoli si fecero tutti avanti, sì ch'io temetti che i tenesser patto. Trati avante, Alichino, e Calcabrina, cominciò egli a dire, e tu, Cagnazzo, e Barbariccia, guidi la decina. Libicocco, vegnol. E adesso vediamo, dopo i malebranchi, un frammento, una rappresentazione di mondo dantesco di fronte a noi. Ecco, la cosmografia di Dante che in qualche modo prende forma all'interno della stanza. Quella circulazione che sì concetta pareva in te come lume reflesso, dagli occhi miei alquanto circunspetta, dentro Ecco, da quindi sé assieme del suo possiamo pensiero. visitare un mondo, possiamo percorrere questi ambienti virtuali e in qualche modo fare un viaggio insieme. È qualcosa di diverso dalla lezione tradizionale, non è certamente comparabile, ma in qualche modo possiamo trarne anche dei vantaggi, possiamo costruire nuove esperienze didattiche di grande potenzialità, di grande coinvolgimento e nel frattempo sperimentare il digitale, perché il digitale è la forma in cui la cultura in qualche modo si imporrà nei prossimi decenni. E l'Italia non può stare indietro, e nelle accademie, nelle scuole, bisogna imparare a usare il digitale per dare un futuro alla nostra cultura.